Benvenute formiche in questa nuova puntata di Mo dato è meglio con la luna che sorge. Oggi andremo a piazzare l'Ender Quarry qui. No, non è vero. Lo andiamo a piazzare nel mondo Quarry. Finalmente, finalmente, finalmente. Non prima però di andare qui giù e andare a posizionare i primi Deep Storage Unit, che appunto servono per posare le robe. Quindi facciamo tutti quanti insert. Beh, le sbranciamo, facciamo prima. Ecco, vedete che sopra è partito. È partito come un razzo e sta disboscando tutto. Buono, buono. L'unica cosa è tipo se sto qua. No. Quindi qua che ha fatto il legno, qui ha messo quest'altro legno, i sapling, ah magari ha messo, vediamo ciccio, vabbè dai, e diciamo che così potrebbe iniziare ad andare. Piove, vabbè, andiamo a dormire. E buongiorno, lodate il sole sempre. Allora, qui la farm finalmente va, perché man mano capisco cosa sbaglio. Tipo qua si accumulano queste cose. Non dovrebbero accumularsi, però non c'è altro spazio. Mentre lo zucchero finalmente arriva, quindi guardate qui. Qui ci sono i cervelli, qui la rotten flesh, che sono tutti e due collegati. Niente, non perdiamo in chiacchiere, andiamo a posizionare il nostro Ender Quarry. Andiamo a casa di Black, dove c'è il libro della Mistcraft del mondo Quarry. Lì c'era una striscia di ciano che non caricava, non so perché. E andiamo a, appunto, andiamo nel mondo Quarry. Age 18. Dovrebbe essere questo, mi pare. Qua riguardo, sì. Ci teletrapippiamo. E questo è il mondo Quarry. Qui purtroppo c'è Hunger e Slowness. Il cibo ce l'ho, perfetto. E andiamo a posizionarlo. Qua cos'è questo crocco? Oh, ma che cavolo dico? Dobbiamo andare a casa. Perché dite voi? Perché mi sono dimenticato di craftare delle cose. Dov'è quell'uscita? Non la trovo mai. Non di qua, di qua. Non lo so, io mi perdo sempre a casa sua. Grazie alberi. Ecco qua, andiamo un attimino a casa mia. Lag per generazione del mondo. Che bello volare con sto coso. Allora, quello che mi devo craftare sono gli Ender Marker. No, come si chiamano? Ender Marker, c'è il trattino. Ai ai ai, ci vuole il QED, quindi facciamo il QED. QED, Dynama, no, un'altra cosa. Perfetto, allora. Facciamo un po' di queste. Un coso di questo. C'è bisogno del quarzo brucicchiato, quindi prendiamo. Abbiamo quarzo, cubi di quarzo, vabbè, facciamoli. Ne facciamo 4, mi pare. Vabbè, fatti 5. Poi dopodiché facciamo. Questo ce l'abbiamo. E basta. Ah, questo è qui l'ender così. 1 e 2. Perfetto, dobbiamo avere tutto tranne il quarzo, va bene. Quindi prendiamo i blocchetti di quarzo e li andiamo a sbruciacchiare nella fornace. Tanto è bella veloce. Guardate qua quanti blaze nugget sto farmando grazie alla farmina qui fuori. È abbastanza efficiente e veloce. Questo tipo l'ha fatto in un paio d'ore. Quindi io li continuo a smeltare senza problemi, tanto
Potremmo farci anche l'armatura in blaze, che questa diciamo è un po' una mezza schifezza, anche se è gratuita perché si è droppata dai mobs. Allora, dov'è il quarzo? Dove l'ha messo? Ma che è successo? Dov'è il mio quarzo? Non lo vedo. Giuro che... No, l'ho messo qua, no. Giuro che l'avevo messo, cioè... Boh. Rimettiamolo. Allora, uno di questi. Uno, due e tre. Togliamo sti cosi. E mettiamo questo. Uno. Perché diventa vetro? Ma sei stupido? Con nei solli. Che. Boh, io non lo so. Come sprecare il quarzo proprio. Dovremmo averli tutti. Eccoli qua. Allora, maledetta fornace. Quindi, quindi ci facciamo questo, lo buttiamo dentro e ci ricraftiamo questo. E abbiamo il QD. Ora ci servono i crystal. Crystal. Questi qui. Ender Flux Crystal, che sono abbastanza semplici in verità, però abbiamo finito quelle. Gli occhi dell'Ender. Ci facciamo un po'. 43 forse erano troppi. Non ha importanza. Ci facciamo un altro po' di queste. Facciamo altre di queste. Sbram, 15, mi vanno benissimo. La metto qua. Però tipo scavo così una piccola stanza. E le andiamo a piazzare proprio una cosa molto molto veloce. Andiamo a piazzare. Ok, sono 15. E sopra di loro, ovunque vicino, ci andiamo a piazzare il... No, l'Ender Quarry. Il QD. Dove l'ho buttato? Questo è l'Ender Quarry. Dove è rimasto il QD? Me l'hai rubato, Applied? Me l'hai rubato? Ah, ma è qua. Ma vi giuro che non c'era prima. Nella paraveloce. Vabbè. Mi sarò confuso. Allora, adesso abbiamo questo. Gli buttiamo dentro altre di quelle. Però non ho Ender Pearl adesso. Vediamo, aspetto un attimo. Ender Marker. Quindi Ender Pearl, Ender Infusion Obsidian, quindi facciamo un po' di queste. 4. Aspetta un attimo. Che qui. Cazzo, ma ho finito tutte le Ender Pearl davvero adesso. Ender Pearl. Sì, sono un cazzone. Speriamo che qua è cresciuta una pianticella. No. Col cazzo. Vabbè, prendo i materiali da qualche parte e arrivo. Ok. Come vedete ho fatto centrifugare degli occhi dell'Ender e ho riottenuto gli oggetti di prima. Allora. Togliamo questa e rimettiamo questa. Quindi. Riprendiamo questo qui, facciamo un po' di questi, dovrebbero bastare. Vabbè, ho capito, lì centrifugo un po', tanto consuma 100 millibucket, mettendo qua le due. Inizio a centrifugare, vedete anche dall'animazione, no? E quindi appena si centrifugano metto tutto sotto e vi faccio vedere.
Allora, rieccomi qui, mettiamo queste così e l'enderpearl qua. Vedete che si attiva, fa questo suono strano, fa anche gli effetti particellari dell'ender. Sono molto bene. Sì, vabbè. Fa questi effetti particellari bellissimi che si un po' si abbinano con quelli dell'ossidiana qui. E piano piano ci va a craftare i tre cosi che ci servono. Quindi togliamo tutto. Ne abbiamo tre, ci bastano. E possiamo andare nel mondo del quarry. Ecco qua. Allora, andiamo planando a casa di Black, così andiamo a piazzare il nostro quarry finalmente. Perché mi serve il quarzo. Allora, abbiamo detto. Andiamo nel quarry. Nel mondo del quarry. Eccoci qua. Vedete? Sì, sono stato qua un po' di volte. Andiamo un po' più lontano. Magari in una direzione qualsiasi. Ci sono le sfere di Bedrock. Allora, qui c'è stato già un coso. Lo vorrei fare abbastanza grande. Quindi, non lo so, ci mettiamo in una zona più o meno pianeggiante, ma anche qua va bene. Questo mondo è tipo a chiazze deserto, a chiazze. Ok, mettiamoci qua, dai. Allora, andiamo a piazzare i nostri ender marker, quindi andiamo. Magari ci mettiamo qui. Aia. Si illumina, vuol dire che è del. Nello stesso raggio, cioè nello stesso blocco, quindi è giusto, posizionato. Dai, attivati. Ok. Perfetto. Andiamo da questa parte adesso. E lo facciamo bello lungo, lungo, lungo. E ci mettiamo qua, magari. Aia. Non ho guardato l'altezza, vediamo se si illumina. No. Si illumina qua. Sì, ok. Questa è l'altezza giusta. Però la voglio mettere un po' più qua. Voglio mettere un po' più qua. Già. Perfetto. La mettiamo qui. E andiamo a piazzare il nostro quarry. A parte il lag. Eccoci qua. Allora. Andiamo a posizionare il nostro Ender Quarry, lo piazziamo, lui dice successful established boundary, quindi i bordi li ha stabiliti, vedete i fasci di Ender che vanno sia verso di là che verso di là. E adesso serve semplicemente l'energia. Noi gli mettiamo sopra una bella Ender Chest che è verde bianco bianco, che ho settato come quella che ho messo a casa, e qui mettiamo l'energia della melma. Set frequency e lui dovrebbe già analizzare. Perfetto. Sta analizzando già i blocchi. Vediamo dove di preciso. Penso si veda. Da qualche parte, non lo so, potrebbe essere anche qui vicino in effetti. Vabbè, non è importanza. L'importante è che ci sta già scavando la roba. Ed è abbastanza veloce. E di energia ce ne abbiamo. Purtroppo in questa versione non so perché hanno tolto il fatto di far vedere quanta energia sta consumando l'Ender Quarry, però vabbè, non è importanza. L'importante è che noi mettiamo qua un bello waypoint nuovo. Quarry, perfetto, down. E ce ne torniamo bellamente a casa, che ci aspetta di collegare l'Ender Chest con l'Upgrade. Ho fatto un disco di 1K in più e ora però qua vedete tipo un inizio di query, poi l'avranno spostato, non lo so, però l'importante è che adesso abbiamo qualcuno che scava per noi. Quindi torniamo a casa e andiamo a settare. Eccoci qua a casa. Mi ero fatto un altro Tesseract perché all'inizio ho pensato, ma se trasporto
sia le energie che gli item. Poi ho detto vabbè, è uguale, quindi già l'ender chest l'avevo già fatta, quindi chi se ne. Allora, torniamocene a casa. Da dove si torna? Qua. Ogni volta sbaglio, tipo. Permesso, grazie. Torniamocene a casa. Il lag. Vabbè, però ci sta caricando il mondo, abbiamo cambiato anche mondo, ci sta. Qui vediamo, andiamo a controllare, pare che appunto la farm di alberi funziona. Ah, qua poverino ci manca un blocco, non ne avevo idea, scusami. No, perdonami, ecco. Ok, così pianta anche al centro, giusto, bravissimo. E adesso abbiamo appunto l'ender chest. Ah, tra l'altro l'ender quarry si cianca da solo, quindi vedete che comunque i blocchi che scava li continua a scavare senza bisogno di chunk loader o cose del genere. Ed ecco qua questa cosa. Ora, io a me la cobblestone serve perché vorrei arrivare a fare i drum, quelli di Bedrockium, e per fare quei drum lì mi serve tanta tanta cobblestone, perché ci vuole, vi faccio vedere, mostro velocemente, Bedrockium bed. Allora, per fare, allora questo è il blocco, però per fare un singolo lingotto di Bedrockium servono queste cose qua, quindi 4 triple e 4 quadruple più un blocco di diamanti, ed è davvero davvero dura. No, perché a me. A dopo. E guardate qua, già quante cose ha. Cioè, è già pieno. Ho dovuto togliere la cobblestone. Comunque la cobblestone quindi la utilizzerò per fare, appunto, la farò compressa in modo che mi servirà, perché serve sempre la cobblestone. E quindi, bah, abbiamo un quarry finalmente. Bene, io dico che per oggi è tutto. Mi raccomando, mettete mi piace a questo video se vi è piaciuto, visitate la mia pagina di Facebook e il mio blog, andatevi a iscrivere sia a questo canale che ai canali di tutti gli altri partecipanti che sono qui sotto in descrizione. Io sono ZLiner e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!